Ciao ragazzi, come promesso, diciamo, me l'avete chiesto in miliardi, ma dico miliardi perché in miliardi veramente. Eccoci in un nuovo, non episodio, ma video di Minecraft. Eccoci qua, sto costruendo un mob grinder. Questa è la cosa che vorrei fare in questo video, però vi faccio vedere intanto la mia casa completamente finita. Allora, ho fatto una piscina automatica con un ascensore mega semplice, carrello da miniera, poi prendo qua, ecco qua, poi qua, qui esco. Bisogna rompere questi slime blocks e poi rimetterli qui sul pistone, perché sennò ogni volta bisogna far così, perché sennò non funziona. Guardate, poi qua e qua, qua e qua, infine qua. Poi bisogna cliccare questa leva, buttarsi così, flash, nella piscina. È una piscina automatica perché questa leva no, non è vero. Mia mamma peggio di me la partita di memoria a breve termine. Allora, no, questa è una nuova cosa, non l'avete visto. Qui ci sono due command block e vero. Ok, game rule keep inventory true, spawn point _p, quindi clicchiamo qua e qua, come vedete, ecco qua. Allora fermiamoci qui, aiuto, perché guardate che cosa succede se vado qui, ci sono dei command block che mi killano, però visto che c'è lo spawn point e la keep inventory true, non cadere in acqua. Vedete? Comunque bisogna fare questo parkour e una volta arrivati c'è questo baule con 26 blocchi di smeraldo, 10 diamanti, 18 blocchi d'oro e 10 blocchi di diamantetino. Mi raccomando, mettetelo in quest'ordine se entrate nel mio mondo, anche se non ho un seed, però cioè sì, ce l'ho un seed, però guardate, perché se mettete questi così non vi fa, cioè 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 vi fa solo una fila di queste, quindi non conviene. Ah, guardate, questo è il computer che adesso non spara più redstone ma blocchi di redstone. Questo è lo strumento cambio orario, non vi ricordo se ve l'ho fatto vedere, però guardate, clicco qui diventa giorno, clicco qui diventa notte, però devo farlo giorno. Ok, poi questa è una nuova cosa, sicuramente non l'avete vista, sono i 2 armadi dove ci sono le mie armature. E queste armature non sono con tutto questo incantato, sono solo con ripristino, cioè che con l'esperienza si ripristina l'armatura, perché fate solo così, perché sennò poi erano troppo overpower. Così però almeno non si distruggono mai se vi viene l'esperienza addosso. Questo è il letto elastico, il letto con le molle. Poi prima di farvi vedere il letto elastico vi faccio vedere questo. Allora, il mio gabinetto ve l'ho già fatto vedere, se non sbaglio, però non me lo ricordo. Guardate, clicca sul panino alla carta igienica qui sotto Puccio e vede il panino alla carta. Bella questa cosa, troppo bella. Così mi immagino. Ah, e qui c'è un'altra cosa, guardate, vado qui sempre, però prima i pantaloni. Devo mettermi in sopravvivenza, ragazzi. Sapete che cosa ho intenzione? Che nel prossimo episodio andrò in survival. Ok, adesso scrivo game mode 0 perché game mode. Ecco qua, mettiamo i miei pantaloncini. Vado qui, vai qui mutard. Ecco, poi prendo questo, mangio il pane un attimo, visto che qui mi metto le mutande. Vabbè, facciamo finta che mi metto le mutande lo stesso. Comunque mi sono messo le mutande. Ecco, ecco, così non mi vedete. Così mi mangio il pane e poi mi mangio la carta igienica con l'altro. Faccio no. Un attimo, devo togliere. Allora andiamo un attimo in creative, scusatemi. Togliamo il panno alla carta. Riprenditi immediatamente i tuoi pantaloni. Grazie. Pantaloni. Allora facciamo così, così, così. Poi togliamo questi due, chiudi, andiamo. Anche nell'altro bagno c'è la stessa cosa. Qui andiamo alla carta igienica, ecco. Ok, adesso vi faccio vedere questo letto, che poi si può salire sopra solo andando qui da questa parte. Wow! Qui dicevo, saltando da qua, andare qua, poi fermarsi qui, oppure andare là e buttarsi, fermarsi qui e buttarsi. Vero. Ecco, leva, serve una leva, perché ecco, una leva, e vi mettete sopra questo slime box, cliccate la leva e vi lancio in aria, solo che si toglie sia il tappeto bianco che la leva, quindi li dovete ripiazzare. Boom! Ed è un letto rimbalzino, che carino il letto rimbalzino. Boom! Okay. Qui sotto il mio letto c'è la mia mandria di cani, così quando ci porta uno scheletro si arrabbiano tutti. Vi faccio arrabbiare perché prendo a pugni quello scheletro e poi tutti i cani addosso. Poi qui su andiamo su, lo so, sono in sopravvivenza, voglio restarci. Allora prima giro ti farei questa faccia. Io lo faccio prima di girarmi. Dai, salta. Ok, sì, ho una mandria in casa. Le mie pecore non direi che le c'è la lana, le mie pecore. La mia farm la mia cosa degli scambi dei villager. Cuoiaio, chierico, agricoltore, corazzaio, il cartografo, il pescatore, il macellaio brutto, perché io sono una pecora, perché io a scuola con i miei amici giochiamo a fare la pecorella. Questo vabbè, non funziona, quelli verdi non funzionano. I due bibliotecari, perché per sbaglio ho cliccato 2 volte con l'uovo di Villico e me ne sono venuti 2. Poi lui il piccolino da 29 è cresciuto ed è diventato grande come suo papà. Ok, poi il fabbricatore di frecce. E beh, uno smeraldo per 8 frecce, praticamente come nel diario di un guerriero, minus. Cioè, per i villager uno smeraldo non è niente, praticamente è una cosa normale, giornaliera, di ogni giorno per fare gli scambi. Questo è il pastore. Lana bianca, cioè prima di andare là invece delle pecore che non mi crescono, che non mi cresce la lana. Il fabbro d'arnesi, poi il fabbro d'arnesi, sempre il fabbro d'arnesi con una palla di ferro in efficienza 2, la mia pala efficienza 5. Bene. Vi faccio leggere solo i cartelli e poi vi faccio vedere cosa c'è. Test dei gamer, e che gamer saranno mai? Ci sono delle leve, chissà che cosa faranno. No, ci sono delle leve. Devo giocare con te. Già comincia a vedersi qualcosa in alto. Vabbè, questa qui che ho davanti a me avete capito di chi è? Non credo però. Ecco, vabbè, l'avete visto. Qual è il problema? Qui dietro ci sono dei command block, vi svelo tutto. Qui dietro ci sono dei command block, brutta leva. Vedete i command block? Ci sono. Perché non si clicca? Beh, ci sono dei command block che mi danno le teste. Qual è il problema? Le posso anche indossare, che bello. Indossiamole una per una. Ciao. No. Poi vediamo un'altra, dov'è? Allora poi vediamo dov'è? Ciao. No, non è vero che ok, poi l'ultima. No, questa. Mario Bros. Ragazzi, spero tanto che questo video di Minecraft vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se vi è piaciuto questo video di Minecraft. Iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao da Leonardo. Minecraft. Ciao, al prossimo video di Survival. Ciao.